Circa 3 anni fa Davide De Lellis, pugile di Spoltore, 28 anni appena compiuti, aveva deciso per diversi motivi di appendere i guantoni al chiodo, ma il richiamo della sua grande passione per il pugilato è stato troppo forte. Passione e sacrificio, la box è una missione, il talento non basta, dedizione e rinunce. Davide lo sa benissimo, lo scorso mese di maggio torna sul ring al Pala Papa Giovanni Paolo II di Pescara, batte l'italo camerunense Valentin Ebrahim. L'obiettivo è conquistare il titolo italiano professionisti. È ancora lunga, passerà anche per il match internazionale categoria medio-massimi in programma venerdì 9 settembre a Villanova di Cepagatti. Location particolare, la discoteca Il Dollaro. Sei pronto per questo match molto importante per il tuo futuro? Sì, siamo arrivati, manca qualche giorno, quindi stiamo facendo le rifiniture. Sono contento di come è andata la preparazione, tutto bene, tutto filato liscio, quindi sono contentissimo. Che cosa sappiamo dello sfidante, il serbo Petrovic? Sì, lo sfidante appunto serbo è un tipo che viene sempre avanti, porta una box molto appunto a corta distanza, stiamo studiando la nostra tecnica io e il mio maestro, siamo un bel team, quindi siamo formati io Gioele Ghisu, che si presta per la preparazione atletica, e Daniele Mirabiglia e Ottavio Diodato per quanto riguarda tutta la preparazione riguardante il pugilato. Giocherai in casa? Sì, questa volta proprio in casa, sì, discoteca Il Dollaro, che è la discoteca di mio padre, appunto è il mio sogno fin da bambino combatterci, adesso lo realizziamo con un match importantissimo. E sarà allestito proprio all'interno della discoteca Il Dollaro, questo ring, sì. Avrai naturalmente uno stuolo di amici che ti seguiranno. Assolutamente, tantissimi amici già mi hanno contattato, già hanno acquistato il biglietto, quindi sono contento appunto di avere anche il tifo da casa, insomma. È un match molto importante perché? È un match importante perché comunque sia il mio avversario è molto sopra di me in categoria, quindi batterlo sarebbe acquisire molto punteggio secondo un unico obiettivo, che è il titolo italiano professionisti. Come è nata questa passione per il pugilato? Allora, questa passione è nata un po' a causa del bullismo. Sono stato bullizzato quando avevo 14 anni, quando facevo il primo superiore, da alcuni ragazzi del quarto. E quindi ho intrapreso questa disciplina per difendermi e poi è nata la passione, quindi non ho più smesso. Però quasi 3 anni fa stavi per mollare, sì. Perché? Che cosa è successo in quel momento? Ho mollato perché è un match che secondo me non avevo perso e quindi mi sono un po' scoraggiato, essendo perché mi avevano anche rubato un match in Belgio che poi ho avuto anche la rivincita, ho vinto, quindi con lo stesso avversario. Quindi mi ero un po' veramente stufato di questa situazione. Un po' nauseato. Sì, dell'arbitraggio pilotati. Però nel mio rientro appunto la voglia è tornata subito dopo la pandemia. Il mio sponsor ufficiale della Professional Body Supply, Michele, mi sta continuando a sostenere. Mi ha sostenuto nel primo match che ho confrontato il 14 maggio all'evento del Fat Clubbing, che è andata molto bene. Mi sta continuando a sostenere ed è una bella soddisfazione perché comunque sia la sponsorizzazione molti la fanno per una volta. Okay. Vedere un seguito è bello perché ti dà una motivazione in più di svegliarti la mattina e allenarti. Una serata importante soprattutto perché sarà ricordato un tuo carissimo amico, sì. Diciamo così, di infanzia, che sì. Purtroppo è scomparso 14 anni fa, aveva soltanto 16 anni, Andrea Mastromauro. Sì, sì. Era il mio praticamente compagno di squadra. E ho iniziato a mettere guantoni e fare sparring con lui, quindi senza fare niente, e vorrei ricordarlo appunto perché adesso ho l'occasione, quindi combatto in casa, quindi lo ricordiamo, e ci sarà anche la mamma e i loro fratelli, e quindi sarà sicuramente una serata emozionante però anche bellissima. Non c'è dubbio alcuno, sarà una serata pregna, direi, di contenuti, di emozioni. La tua categoria, ricordiamo, medio-massimi. Medio-massimi, che però sto tornando nella mia categoria iniziale, che sono super medi. I giovani, i ragazzi, si avvicinano ancora alla nobile arte? Noto in questo periodo dopo la pandemia, sì. C'è stata comunque sia una svolta. Però c'è ancora sempre questa utopia causata un po' dai genitori che dicono che il pugilato è uno sport violento, allora mio figlio diventa violento, mentre invece è l'esatto contrario, perché lo sport come pugilato segna disciplina, certo. In primis
rispetto delle regole, cioè Sberling sono delle regole, non è una zuffata di in certo. mezzo alla strada di pugni e calci, cioè c'è uno sport, infatti è detto anche sport nobile appunto per questo, disciplina, no? Disciplina, perché se io sono più forte di te non lo vediamo in mezzo strada, lo vediamo sul ring dove ci sono determinate regole. La quindi, tua è mera passione, mi dicevi poc'anzi a microfoni spenti, perché a questi livelli insomma non ci sono guadagni o no, pochi. No, no, veramente sono pochi, a meno che non combatti fuori casa. Se combatti in casa già è tantissimo avere uno sponsor del genere che ti copre le spese. Io ho il mio sponsor che mi copre le spese per andare a Roma, il mio sponsor che mi copre le spese per l'avversario, certo. Che mi fa stare tranquillo. Io infatti lui mi fece una battuta, perché non rinizi? E ho detto sì, ma purtroppo non ci vogliono i soldi, senza di quelli come faccio a ripartire? E certo. quindi ho detto ok, parliamone, perché mi piace come ragioni, quindi per me è stata in sé per sé un'esperienza veramente unica. Venerdì 9 settembre alle ore 21 a Villanova di Cepagatti, nella discoteca Il Dollaro, giocherà in casa, ha già spiegato i motivi, eccolo qui Davide Dell'Ellis, in bocca al lupo di cuore. Grazie, grazie mille.